Buonasera a tutti, mi limito a un pensiero di cordoglio e di vicinanza nei confronti delle famiglie delle vittime. Dice l'Ecclesiaste: c'è un tempo per ogni cosa, questo è il tempo per piangere, il tempo per essere vicini alle famiglie, per mostrare l'umanità del dolore. Nei prossimi giorni ovviamente continueremo a seguire, chiedendo che sia fatta, come è doveroso che sia, chiarezza su ciò che è avvenuto, che siano individuate le responsabilità, ma in questo momento a nome del Governo abbiamo sentito l'esigenza di venire a dare un abbraccio al Presidente della Regione, ai sindaci, ai Vigili del Fuoco, alle forze dell'ordine, ai volontari, a chi in queste ore ha dato prova di straordinaria professionalità. Rimane impressa nell'anima di chiunque sia passato da quel luogo l'immagine di ciò che è accaduto, e credo che per tutti noi che siamo, prima ancora di essere politici, padri, madri, che abbiamo responsabilità, credo che il primo pensiero vada innanzitutto al dolore delle famiglie che hanno perso dei cari. Naturalmente domani il Ministro Del Rio riferirà in Parlamento, il Presidente della Regione e i sindaci hanno, insieme alle prefette, espresso le loro valutazioni in questa serata. Permettetemi soltanto di ribadire: siamo qui per dare un abbraccio al popolo della Puglia, al Governo della Regione, ai sindaci che sono in prima linea in questo territorio, e dire che non lasceremo la Puglia e i pugliesi da soli, continuando a star loro al loro fianco in questo momento di dolore e di grande disperazione dopo quello che abbiamo visto. Buonanotte e buon lavoro a tutti.